Siamo alla seconda edizione di un progetto molto importante, perché è un tema sempre di stretta attualità questo. Assolutamente sì, questa è la seconda edizione del convegno, lo voglio dire, Autismo e progetto di vita, dove e come nasce un curriculum educativo. È un progetto che è nato nel 2018, poi ci siamo fermati a causa della pandemia. Perché hai detto, hai fatto una bella domanda, perché è così importante? Innanzitutto nasce come necessità di dover informare, di dare conoscenza del disturbo dello spettro autistico. Non a caso, ecco, parliamo innanzitutto di prevenzione. Solo a partire dal 2015, con la legge 184, si è arrivata praticamente a regolamentarla a livello nazionale. Prima di quel momento c'erano solamente giunte regionali che adottavano dei provvedimenti. Perché è fondamentale? È fondamentale perché bisogna che tutti coloro che lavorano in questo ambito, abbiamo docenti, educatori, logopedisti, infatti nel nostro convegno saranno presenti anche i genitori, ma anche alunni. E ora vedo a fianco a me la delegata dell'Associazione Libero Autismo, che tra l'altro è docente anche al Liceo Scienze Umane di Torre Guglione, dove saranno coinvolti in questo progetto, perché saranno loro che dovranno poi lavorare e intervenire su questo campo. Lo abbiamo fatto nel mese di aprile, perché abbiamo colto l'occasione del 2 aprile, la giornata dedicata alla consapevolezza sul disturbo dello spettro autistico, ma vuole essere solamente un momento che poi deve avere una sua continuità, quindi altri momenti di formazione, ma soprattutto, come dice sempre la cara Laura, perché per me è anche un'amica oltre che una collega, soprattutto progetti di vita, quindi in maniera pratica dare degli strumenti ai ragazzi per poter inserirsi nel mondo del lavoro. Parliamo sempre di inserimento, parliamo di inclusione e integrazione, e quindi bisogna farlo in maniera pratica, in maniera operativa.